ti capita di visitare posti bellissimi, ma poi le foto che fai non gli rendono giustizia? Fotografare chiese, monumenti, edifici significa fare foto di architettura e ci sono degli accorgimenti che sono assolutamente necessari se vuoi ottenere risultati che si distinguano. In questa guida ti spiego le 10 cose che devi assolutamente sapere per fare belle foto di architettura usando quello che hai, dunque senza dilapidare un patrimonio in costose attrezzature dedicate. Dopo la sigla! Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai prove, tutorial e guide, proprio come quella di oggi. Se non lo hai già fatto, iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare le notifiche, in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito dai uno sguardo alla descrizione qua sotto. Cominciamo col cercare di capire che cos'è la foto d'architettura, ovvero quando parliamo di foto d'architettura, perché fotografare una chiesa o un monumento o un palazzo non necessariamente vuol dire fare foto di architettura. La foto di architettura ha dei canoni specifici che tendenzialmente vanno rispettati. Anche quando fotografi dei dettagli, per una foto di architettura c'è un modo specifico di fotografarli. Generalmente c'è un'inquadratura frontale, dritta. Diciamo, se tu ripensi ai libri di architettura che avevi al liceo, insomma, comunque alle superiori, ti fai un'idea di quelli che possono essere i canoni classici di questo genere. Ovviamente non c'è bisogno di essere così specifici e cerchiamo di fare un genere di foto di architettura un pochino più rilassato. Però tieni presente che per tanti generi, specialmente commerciali, ovvero se vuoi vendere le tue foto come foto di architettura, dei canoni vanno necessariamente rispettati. Per fare una buona foto d'architettura, la prima cosa è cercare di capire che cosa aveva in testa, che cosa voleva comunicare l'architetto, il progettista dello spazio, del monumento, del palazzo che sta cercando di riprendere. Entrare nell'ordine di idee e cercare di capire il messaggio che voleva comunicare è un ottimo punto di partenza per rappresentare al meglio un determinato spazio. Dopodiché dovrai cercare un punto di vista corretto, girare intorno a questo spazio e trovare la luce giusta. Se proprio non puoi scattare nel momento in cui la luce sarebbe corretta, cerca di utilizzare un'inquadratura che valorizzi al massimo la luce e lo spazio che hai a disposizione. I momenti migliori per fotografare sono generalmente l'alba e il tramonto, e considera anche che l'alba ti consente anche di avere poche persone, perché a quell'ora del mattino sono molti di meno i turisti o comunque le persone che sono in giro. Quindi se vuoi fare una foto senza persone, uscire all'alba è una grandissima idea. Non a caso la maggior parte delle cartoline sono appunto scattate all'alba. Se dai uno sguardo alla lezione 46 del mio corso di fotografia su Udemy, fra le altre cose è gratuita, il link lo trovi nella descrizione qua sotto, ti rendi conto di quanto possa cambiare rapidamente la luce da un minuto all'altro. Ti consiglio di darci uno sguardo. Oltretutto, se poi vorrai acquistare il corso, lo pagherai anche una cifra estremamente bassa. Scegli la focale giusta. Anche se hai solo lo zooming kit, tieni presente che quando fai dei totali, un grandangolo 24-35 mm già stretto ti consente di dare l'impressione a chi guarda l'immagine di essere là. È molto coinvolgente, immersivo. Spesso e volentieri avrai bisogno di focali anche molto più corte, ma chiaramente se in questo momento non ne disponi, non preoccuparti, già con lo zooming kit puoi fare delle ottime foto. Per i dettagli invece usa una focale più lunga, perché anche se magari ti verrebbe di avvicinarti all'oggetto per riprenderlo in dettaglio, con le focali corte introduci una distorsione legata proprio alla prospettiva, quindi al punto di vista eccessivamente vicino, che le rende piuttosto innaturali, comunque artificiose. Invece se usi una focale superiore al normale, quindi diciamo al 50 mm equivalente nel full frame, ottieni una prospettiva, quindi un punto di vista più naturale, e soprattutto eviti di introdurre distorsioni. Tieni presente che nella fotografia d'architettura un'inquadratura classica, quasi indispensabile dei dettagli, è quella perfettamente frontale con la macchina completamente in bolla.
se puoi usa un cavalletto. È una regola che io dimentico spesso, ma in un genere di fotografia pensato dove dedichi molta cura all'inquadratura, dove ti capiterà di utilizzare tempi lunghi perché magari vorrai togliere di mezzo le persone, lo vediamo tra un istante, un cavalletto è un accessorio che ti consiglio fortemente. Non c'è bisogno di un modello particolarmente costoso, ho dedicato già vari video a questo argomento, ti linko l'intera playlist nella descrizione qua sotto e nella card sopra la mia testa. Decidi se vuoi le persone nella tua foto. Le immagini che vedi sui libri spesso e volentieri sono prive di persone, ma questa non può essere una regola perché può capitare che appunto la presenza dell'elemento umano sia necessaria a far capire la funzionalità dello spazio o anche semplicemente come viene vissuto. Quindi non ti fossilizzare sulla regola di non avere nessuno nella tua immagine. Ricordati anche di decidere se le persone le vuoi ferme o mosse, perché quello che stai comunicando è completamente diverso. Ho dedicato un video a come togliere le persone dalle foto, dacci uno sguardo, perché se ti trovi in un posto molto affollato ma lo vuoi come se fosse deserto, può esserci una soluzione. Il link te lo metto nella descrizione qua sotto e nella card sopra la mia testa. Evita le linee cadenti, cioè le verticali che convergono. Se guardi un libro d'architettura ti rendi conto che praticamente non ci sono foto con le linee storte. Un tempo si faceva estrema attenzione a questa cosa. Al giorno d'oggi è un dettaglio che magari si nota un po' di meno, ma insomma l'aspetto professionale delle foto con le linee dritte resta comunque. Per avere le verticali dritte devi scattare con la macchina perfettamente in bolla. Se la tua macchina ha una livella incorporata puoi utilizzarla, altrimenti ci sono delle bolle che si applicano ad esempio sulla slitta flash, oppure puoi utilizzare quelle del cavalletto. Se proprio non riesci a scattare con la macchina in bolla, cioè questo non è possibile, puoi sempre lavorarci in post-produzione. In questo caso scatta un pochino più largo di quello che ti sembra giusto, perché poi quando andrai a raddrizzare le linee avrai bisogno di un minimo di libertà che appunto se hai scattato troppo stretto ti mancherà. Se ti interessa approfondire questo genere di post-produzione ti ho preparato un tutorial che ti linko nella descrizione qua sotto. Accentua le linee cadenti. Può sembrarti il contrario di quello che ho detto prima, ma se proprio non puoi avere le linee dritte, tanto vale fartele amiche, utilizzale come elemento compositivo, ad esempio per indirizzare lo sguardo o per accentuare la sensazione di altezza, per esempio, di un edificio. Scatta qualche dettaglio, ti aiuterà a raccontare una storia e soprattutto toglierà la curiosità a chi guarda le tue foto di vedere bene appunto i dettagli dell'architettura che stai fotografando. Considera anche di scattare di notte. Spesso e volentieri le cose che di giorno possono sembrare banali o scontate, di notte hanno un'illuminazione o comunque delle condizioni generali tali che rendono il paesaggio, specialmente quello urbano, molto più interessante. Infine, se ti interessa fotografare gli interni, sappi che ti scontrerai con una serie di problemi parecchio diversi da quelli che abbiamo visto finora, legati sia agli spazi ristretti, ma anche alle condizioni di luce, che possono essere anche molto complicate. In questo senso, un buon punto di partenza può essere il mio video sull'HDR, High Dynamic Range. Te lo linko nella descrizione qua sotto e nella card qui sopra, ma se vuoi saperne di più fammelo sapere nei commenti qua sotto e magari preparerò un tutorial specifico per l'architettura di interni. Il video ti sta piacendo? Sei arrivato fino a qua? Non essere timido, fammelo sapere e schiaccia quel pollice su. Nel video qua accanto ti spiego 10 consigli per fare delle belle foto. È un po' più generico di questo, ma trovi delle informazioni molto utili. Se vuoi darmi una mano con il canale, condividi questo video sul tuo Facebook o sul tuo Twitter. E se vuoi pagarmi un caffè, trovi il link in descrizione. Comunque, grazie per aver guardato questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video!